Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati. Ultimo weekend di vacanze per i giocatori, perché da lunedì riparte la nuova stagione. Lunedì 10 luglio raduno al centro sportivo di Milanello. Vi ricordo anche gli orari: 14:30 conferenza stampa di Stefano Pioli, 17 primo allenamento. Ovviamente ci saranno i tifosi, la curva e comunque il solito entusiasmo, perché nonostante ci sia scetticismo, no, nei confronti di questa dirigenza, di questa proprietà, per quello che è successo, ci dicono che il Milan sia praticamente arrivato al sold out degli abbonamenti per la prossima stagione, gli abbonamenti a San Siro. Quindi vuol dire che comunque se fai sold out dopo lo scudetto è normale, se fai sold out 2 anni dopo, cioè in vista della prossima stagione, dopo gli addii di Maldini e Tonali, vuol dire che comunque il tifoso del Milan, ecco, risponde sempre presente nonostante tutto. Detto questo, passiamo al calciomercato, perché so che è ovviamente l'argomento che i tifosi vogliono approfondire di più. È praticamente virtualmente un giocatore del Milan, Christian Pulisic. Manca davvero pochissimo per il deal, per l'accordo definitivo tra Milan e Chelsea. È questione di ore. Io credo sia davvero questione di ore, perché il Milan ha alzato la proposta economica a 22 milioni di euro. La richiesta del Chelsea era di 25, e quando ballano 2-3 milioni alla fine si trova all'accordo, anche perché Pulisic è un giocatore a scadenza di contratto. Vuole andare via dal Chelsea. All'accordo col Milan, si è decurtato lo stipendio per venire al Milan, e io credo che ci siano tutti gli ingredienti per concludere l'operazione. Il Milan avrà la sua stella americana in rosa. Tra l'altro, proprio ieri mi dicevano che Pulisic in America è una star, è proprio uno dei giocatori più importanti della nazionale americana, e a livello anche di marketing io credo che questa sia un'operazione molto conveniente per il Milan, perché va con Pulisic a prendersi anche quella fetta di pubblico americana che ora magari guarderanno le partite del Milan per vedere Pulisic. Insomma, fa parte di un disegno, quello dell'operazione che il Milan va a fare per prendere Pulisic. Poi c'è anche l'aspetto tecnico, perché comunque parliamo di un giocatore, credo, ancora valido, nonostante negli ultimi 2 anni, questo bisogna dirlo, abbia fatto poco. Negli ultimi 2 anni Pulisic ha avuto molti infortuni, ha segnato poco, però se il Milan riesce a riscoprire quel giocatore che era stato pagato 64 milioni di euro nel 2019, quando il Chelsea lo aveva prelevato dal Borussia Dortmund, e beh, allora riesce a fare comunque un acquisto importante ed intelligente. Milan è quindi vicinissimo all'accordo, parti sempre più vicine, aggiornamenti costanti tra Chelsea e Milan. Ripeto, sui 22 milioni l'offerta del Milan dovrebbe la squadra rossonera riuscire a concludere questo affare. Poi, nel momento in cui ci sarà la conclusione e avremo la certezza dell'arrivo di Pulisic, ovviamente faremo un video in cui dedicheremo anche maggiori dettagli all'operazione. Invece c'è la famosa clausola di Morata. Vi ricordate, in questi giorni si dice è una clausola da 10, da 12, da 20. Ecco, oggi abbiamo avuto delle verifiche, abbiamo fatto delle verifiche importanti, abbiamo avuto delle risposte altrettanto importanti sulla clausola di Alvaro Morata, giocatore dell'Atletico Madrid che è nel mirino del Milan. C'è un dialogo in corso con il Milan. Quello che vi possiamo dire è che dalla Spagna e dall'Atletico Madrid, quindi questa informazione arriva dall'Atletico Madrid, anche grazie al lavoro di alcuni colleghi, abbiamo lavorato insieme. L'Atletico Madrid dice che la clausola di Alvaro Morata è di 20 milioni di euro. Quindi, in teoria, se il Milan si presenta con 20 milioni, riesce a prendere Alvaro Morata, non 10 come si diceva inizialmente. Evidentemente, 20 milioni non sono un'enormità se pensiamo che il Milan
deve comunque fare un attaccante, è in giro attaccanti a meno di 20 milioni, non è che se ne trovino poi tantissimi, però è una valutazione che fa il Milan, perché comunque i costi dell'operazione sono abbastanza alti, non solo perché bisogna dare i 20 milioni all'Atletico Madrid, ma anche perché Morata all'Atletico ha 3 anni di contratto a 6,5 milioni, quindi per venire in Italia, per tornare al Milan, scusate, per tornare in Italia e vestire la maglia del Milan, Morata deve anche lui abbassarsi lo stipendio almeno sui 5 milioni. Comunque la situazione tra Morata e il Milan sta andando avanti, non in maniera così accelerata, da quello che ci risulta a fuoco lento. Il Milan sta studiando, sta analizzando il dossier Morata, i costi, le clausole, lo stipendio, l'ingaggio, le commissioni, ecco, sta studiando il caso Morata, quindi vuol dire che sotto sotto il Milan sta spingendo per Morata, ma attenzione, io questo cosa lo dico sempre, anche ad altri nomi, perché non è che ora il Milan ha solo Morata per il reparto offensivo, guarderà anche altri giocatori, magari qualcuno anche più interessante, più giovane, che fino ad ora non è uscito fuori mediaticamente. Chiudiamo il video con la versione integrale dell'intervista fatta ieri a Linate di Sandro Tonali. Sandro Tonali che è andato in Inghilterra col Newcastle a ultimare il suo contratto, è ritornato ieri a Linate. Vi ho messo un estratto di una quarantina di secondi nello shorts che ho mandato ieri, però guardate le parole di Tonali e fatevi la vostra idea. Poi magari commentate e lo scrivete qui sotto al video. Vi lascio con questi 3 minuti di Tonali che parla del suo addio al Milan, dei saluti, Maldini, Leao, la scelta fatta, insomma, guardate, a presto. Sandro, è arrivata anche l'ufficialità, è iniziata questa nuova avventura, ci racconti anche le tue prime sensazioni, le tue prime impressioni. No, sono positive perché ho conosciuto e incontrato gente che mi ha voluto a tutti i costi e che non vede l'ora di lavorare con me, quindi le prime sensazioni sono positive, ma come erano anche le sensazioni prima di arrivare là. Una scelta importante anche per la tua carriera, ma in un campionato importante come la Premier, una scelta non facile, perché insomma l'amore per i colori rossoneri l'hai sempre sottolineati. Ci racconti anche questo aspetto, com'è stata questa scelta difficile? Ma la scelta sì, sicuramente la più difficile finora della mia carriera, però era una scelta che andava fatta adesso e l'abbiamo fatta ora, quindi Milan mi ha accolto come veramente un figlio e sicuramente li ringrazierò per tutta la vita, non mi dimenticherò mai di questo, quindi voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato insieme a me al Milan, a tutti i miei compagni, ex compagni, e quindi sarà sempre, guarderò sempre il Milan, sarò sempre un loro tifoso, perché se lo meritano e sono persone d'oro, quindi è stata una scelta che ho dovuto fare e l'ho fatta nel momento giusto. Senti Sandro, immagino tu abbia sentito Paolo Maldini, ci puoi dire cosa vi siete detti? Ma Paolo per me il Milan è stato un riferimento importantissimo, perché veramente mi ha aiutato, specialmente il primo anno mi ha aiutato tantissimo e mi ha portato, diciamo, mi ha preso in braccio, come posso dire. Però c'è stato questo momento quest'anno con lui che ci siamo un po' divise le strade, però lui era e resterà per sempre di nostro grandissimo aiuto per tutti i giocatori, perché chi meglio di lui conosce il Milan e sta con i giocatori, quindi è una persona eccezionale e lo ringrazio per sempre. Sandro, nella tua testa è pesato il fatto che lui non ci fosse più o alleggerito, diciamo, se vogliamo, questa tua scelta che comunque ti ha toccato, cioè di lasciare il Milan? No, perché lui è comunque, anche da dirigente, sapeva benissimo che erano due cose diverse, giocare e fare dirigente, e l'ho sempre detto anche noi, quindi ci faceva stare sereni in qualsiasi modo, anche nel momento che è andato via, quindi non era questo il motivo. Sandro, Leao in una recente intervista ha detto: non mi aspettavo l'addio di Tonali, sappiamo che eravate molto amici, vedevo in lui una carriera da Gattuso. Ti chiedo, anche i compagni di squadra ti hanno scritto, come sono stati questi giorni? Anche con, so che era molto legato con i tuoi compagni di squadra. Ho parlato con Rafa prima della notizia. È normale che non si aspettassero questa cosa, però comunque da persone intelligenti hanno capito e anche lo stesso Rafa mi ha detto: mi auguro il meglio e comunque resteremo in contatto per non solo per quest'anno ma per sempre. Sandro, in un'intervista al Corriere avevi detto
che non avresti mai commesso l'errore di andartene. Poi che cosa è cambiato, che cosa è successo quest'estate? Ma è stata un'estate lunga, quindi credo che la nostra decisione non arrivi al frutto di solo di questa stagione, ma di queste tre stagioni, quindi è stato un cammino bellissimo per me al Milan e basta, spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i miei tifosi sorridere.